Siamo qua per aspettare e fare delle domande al nostro sindaco, ma evidentemente non ci riceverà, da come avete letto sul giornale, ritiene che gli argomenti che proponiamo probabilmente non sono di competenza del comune, e anzi più che probabilmente, da quello che si legge, sembra quasi sicuramente. E noi siamo comunque qua in attesa, confidando che all'ultimo si faccia vedere, ma sicuramente non verrà, e anche perché il problema è sembrerebbe di organizzare al meglio l'incontro. L'incontro si organizza da sé, noi ci siamo, bastava essere presenti e riusciremmo a fare le domande che penso tutti abbiamo bisogno di porre, dalla nostra amministrazione, dal nostro sindaco, sapere cosa intende fare per quanto riguarda la via dei cantieri a Radimiro. Proviamo a aspettare ancora un attimino, ma sicuramente non vedremo nessuno, e poi noi cominceremo, perché se non c'è noi andiamo avanti lo stesso e partiamo con le nostre domande. In attesa che vediamo se il sindaco dell'Arquata deciderà poi di fare una scelta coraggiosa, perché i cittadini vanno incontrati se i cittadini hanno da fare delle domande. E quindi è la cosa più normale e più naturale che dovrebbe succedere questa mattina, è che da questo palazzo qualcuno ci dica: sì, va bene, salite, parliamone tutti insieme, proviamo tutti insieme a rispondere ad alcune domande che sono il frutto di un'assemblea popolare di centinaia di persone, domande che sono sulla bocca di tutti gli arquatesi, sia quelli contrari che quelli favorevoli, che quelli che ancora non si sono fatti, diciamo così, un'idea sulla questione del terzo valico. E in attesa, diciamo così, di vedere se arriva questo segnale dal palazzo, in attesa di vedere se il sindaco Spinetto non decide di arroccarsi dentro quelle stanze, ma decide di venire qua in mezzo alla gente, come faceva l'anno scorso, per esempio, il 26 maggio. L'anno scorso non c'erano problemi a parlare davanti alla gente, quindi non capiamo perché i problemi dovrebbero esserci oggi. Volevo ricordare una cosa, è una cosa molto grave che è successa nei giorni passati, ai danni di quattro attivisti del Comitato Notave Terzo Valico di Arquata Scrivia, che alle ore 7 del mattino hanno visto bussare alle loro porte gli agenti della polizia di Alessandria per una perquisizione. Guardate, quello che è successo 6 mesi prima della perquisizione è stato che alcuni di questi ragazzi dei comitati hanno incontrato un operaio della Geotech, una ditta che lavora al Terzo Valico, con cui sono state scambiate una serie di battute assolutamente in modo civile, non è avvenuta nessuna forma di violenza, e nonostante questo si sono inventati che sono state fatte pressioni nei confronti di questi operai, e allora sono state fatte le perquisizioni a queste case per cercare i vestiti che i ragazzi in quel giorno indossavano. Pensate, i ragazzi del comitato hanno la coscienza talmente sporca che hanno consegnato spontaneamente subito quei vestiti, dicendo che quel giorno lì non era successo niente. E allora lo vogliamo dire con forza, non hanno perquisito le case di 4 persone, hanno perquisito le case di noi tutti, e a quei 4 ragazzi va la nostra solidarietà forte, il nostro abbraccio, perché non ci facciamo intimidire, perché non abbiamo paura, perché noi non siamo dei terroristi. Noi siamo terroristi perché difendiamo la nostra terra, siamo terroristi perché non vogliamo che i nostri acquedotti vengano distrutti, siamo terroristi perché non vogliamo che fra 30 anni i nostri figli siano ammalati di asbestosi o di mesotelioma. Questa è l'unica colpa che noi abbiamo. E prima delle perquisizioni sono arrivati i fogli di via, sempre ragazzi di Arquata, che per 3 anni non potranno andare nei comuni genovesi interessati alla realizzazione del Terzo Valico. Ragazzi di Arquata, ragazzi di Alessandria, ragazzi di Novi. Guardate, noi di fare paura lo sappiamo, perché un sabato mattina siamo di nuovo centinaia di persone qua davanti, e questa è l'ennesima tappa di un mese di mobilitazione straordinaria che ci ha visto in pochissimo tempo rispondere all'arrivo di Cociva ad Arquata. Tutti insieme abbiamo tolto quelle recinzioni arancioni, tutti insieme ci siamo ritrovati in centinaia di persone all'assemblea alla SOMS, e oggi siamo qua davanti. Noi diciamo una cosa chiara, e lo diciamo con la serenità che da sempre ci contraddistingue. Noi politica la facciamo alla luce del sole, noi politica la facciamo con le nostre facce, noi non abbiamo da nasconderci, noi non siamo dei terroristi, siamo partigiani della nostra terra, noi amiamo la nostra terra e questa terra la dobbiamo difendere tutti quanti insieme. Perché guardate, noi sempre, ogni qualvolta, abbiamo incontrato degli amministratori pubblici disponibili a camminare al nostro fianco, abbiamo voluto farlo insieme agli amministratori pubblici di qualsiasi colore politico, e guardate che se oggi davvero il sindaco dovesse decidere di non incontrarci,
si crea una frattura brutta, pesante, perché non si può avere paura di questi terroristi con i capelli bianchi, non si può avere paura di tanti cittadini di Arquata che chiedono risposte, perché a distanza di giorni non sappiamo ancora il nome della ditta che lavora a Radimero, però nei mesi passati sappiamo che dei signori della ditta di Vincenzo si aggiravano a Radimero e andate voi su internet a cercare, fate una ricerca su Google, provate a capire chi sono questi signori. Sono persone che interravano rifiuti tossici nei cortili delle scuole. Altro che lavoro sul territorio! Non c'è un arquatese che lavorerà ai lavori del Terzo Valico! E allora siamo stanchi di essere presi in giro! E quando abbiamo incominciato questa lotta, o meglio, quando l'abbiamo rincominciata a gennaio del 2012, l'abbiamo incominciata facendo un patto fra donne e uomini liberi. Questa lotta noi la porteremo avanti tutti insieme, finché Kosciuszko non se ne sarà andato una volta per sempre dalle nostre terre. Perché questa è la nostra casa e siamo noi che dobbiamo decidere cosa è giusto e cosa no, per Arquata e per tutti gli altri territori in cui viviamo. Andiamo avanti sempre a testa alta, rimaniamo qua, vediamo se il sindaco cambia idea, altrimenti il megafono poi è aperto e queste domande ce le facciamo tutti quanti insieme noi, perché la democrazia è questa, non è dentro quei palazzi, la democrazia è la gente che partecipa, che lotta, che sogna, che spera e che vuole costruire un futuro diverso per la terra in cui viviamo. Grazie a tutti. E noi continuiamo a sperare davvero che arrivi un gesto che è un gesto di dialogo, che è un gesto giusto da parte di chi si candida, diciamo così, a governare questa città, e noi crediamo debba avere il dovere morale innanzitutto di incontrare i cittadini che fanno delle domande. Quindi ci dicono che il sindaco non è nel palazzo, però magari qualcuno gli può telefonare al sindaco e gli può dire che sarebbe vergognoso non dare risposta a centinaia di persone che sono qua per chiedere delle domande. Non chiedono nient'altro, chiedono risposte alle domande che passano di bocca in bocca da Arquata Scrivia. Vogliamo sapere il nome della ditta che lavora a Radimero, vogliamo sapere quali lavori sono autorizzati a fare. Vogliamo sapere se la delibera approvata dal Consiglio Comunale di Arquata nel 2012, una delibera che ha il sostegno dei comitati, è una delibera ancora valida. Vogliamo sapere a quali avvocati il Comune si è rivolto per tutelare le proprietà degli arquatesi sotto esproprio. E vogliamo al tempo stesso sapere che cosa si intenda fare per difendere la salute dei cittadini dal rischio amianto. Queste sono le domande, diciamo così, normali, scontate, le prime da noi sono venute in mente. Ovviamente pensiamo anche che le domande che abbiamo fatto noi del Comitato non sono domande esaustive, quindi volevamo anche che tutti gli altri cittadini potessero chiedere risposte magari ai loro dubbi e alle loro domande. Noi continuiamo ad aspettare, se abbiamo un'opportunità, la speranza, e abbiamo un'opportunità di intelligenza politica, di chi governa un paese e non può rifiutare di incontrare i suoi cittadini. Di competenza del Comune, molti degli argomenti che il notario stanno portando all'attenzione, quindi di fatto sta dicendo che non è di competenza del Comune sapere chi sta lavorando a Radimero, non è di competenza del Comune sapere se sono in regola, se hanno le autorizzazioni, se il direttore responsabile del cantiere è indicato o meno su quel cartello e non è indicato. Non è di competenza del Comune sapere a chi chiedere i danni eventualmente un domani, se la ditta che sta lavorando farà qualche danneggiamento sul territorio comunale. Non è di competenza del Comune sapere se fare prima le strade che portano ai cantieri o aprire prima i cantieri, perché la strada che porta ai cantieri è per definizione quella che serve per poter portare i mezzi pesanti all'interno del cantiere. Invece cosa succede? Succede che scaricano un mezzo,
senza targa lo fanno transitare sulla pubblica via e questo evidentemente non è di competenza del comune. Provate a farlo voi, con un mezzo agricolo qualsiasi, non targato, transitate e vediamo se poi non è di competenza del comune. Non è di competenza del comune altre cose, non sono di competenza del comune evidentemente la tutela della salute della gente, non è di competenza del comune sapere se l'amianto è presente o non è presente nel terreno che verrà scavato da quel buco che vogliono aprire a Radimero, e quel buco porterà fuori le rocce amiantifere che vengono scavate da qua fino alla Vallemme, quindi non è un problema eventualmente della Vallemme sensibilizzare se c'è o meno presenza di amianto. Sappiamo che sul Monte Porale il contenuto di amianto era molto elevato. È qualcosa che interessa o non interessa il comune farlo presente? Il sindaco dice, ma queste domande vanno fatte all'ARPA, i controlli li fa l'ARPA. Ma siamo noi che dobbiamo andare dall'ARPA a chiedere se c'è, se non c'è, e ci staranno a ascoltare singolarmente? O forse il sindaco, che è quello che deve rappresentare noi popolazione per la tutela, e la tutela soprattutto della salute, è lui che deve farsi portavoce di queste domande, e non portavoce di queste domande sedendo sui tavoli e dicendo, boh, ma mi hanno detto che c'è un problema di amianto, cosa ne dite, mi dite qualcosa, non mi dite niente, pazienza. No, deve fare tutto quello che è nella sua disponibilità per tutelare il paese, deve farlo per quanto riguarda le rocce contenenti amianto, deve farlo per quanto riguarda l'acqua, perché il problema dell'acqua, se poi interrompono le fonti come già hanno messo in previsione, tant'è che Sottovalle si è riuscita a cautelare con un acquedotto alternativo suo e per contratto, ma Marquadra non ha nessun tipo di garanzia in questo senso, e l'acqua che eventualmente dovesse essere fornita in alternativa, da quello che dicono i rapporti dell'acqua, ci vorrà almeno 3 anni per fare un acquedotto alternativo. E l'acqua che verrebbe fornita non sarebbe comunque acqua della qualità pari a quella che abbiamo. Ma tenete presente anche una cosa, togliere l'acqua non vuol dire solo andare agli autobotti per la popolazione. Togliere l'acqua vuol dire mettere in difficoltà le attività produttive, di quell'acqua hanno bisogno. Perché l'acqua è utile sia per bere, sia per irrigare, sia per le lavorazioni industriali. E non credano che togliere l'acqua porti lavoro, perché togliere l'acqua vuol dire che la prima esigenza che dovrà essere soddisfatta sarà quella della popolazione. Quindi se l'acqua sarà poca, le attività produttive dovranno essere fermate in prima battuta. E quindi il discorso anche che porta lavoro il terzo valico, con queste condizioni non lo porta per niente. La tutela dell'acqua è un bene primario che il sindaco deve tutelare in tutti i modi, per una questione di salute, per una questione di infrastruttura. Quando dice che argomenti che portano in lontano non sono di competenza mia, sto soltanto dicendo non chiedetemi niente perché tanto non è di competenza mia nulla di quello che sta succedendo sul territorio del paese, che ci siano delle ditte che stanno scavando, che ci sia un problema di acqua che vi verrà a mancare, che ci sia un contenuto di rocce amiantifere, quindi di amianto, che transiterà per il paese e verrà ammassato dove? Verrà ammassato poco fuori da centro, in direzione di Barla. In una zona dove inizialmente si diceva ma portiamo la terra che scaviamo alla Radimero, quindi portano terra nostra nelle nostre terre, e adesso nell'ultima versione del progetto portano terra che arriverà un po' dappertutto, compresa direttamente dalla Vallemme, senza contare la terra, o meglio la non terra e chissà cosa, che in quella di rivieni potrebbe passare ed essere scaricata in quella zona. Quindi mettere la popolazione di fronte a un fatto, non sono domande da fare a me, fate dall'ARPA, vuol dire arrangiati, come ci siamo sempre arrangiati, come ci siamo arrangiati nel gennaio di quest'anno, quando una ditta, la Geotech, che è già stata nominata, aveva messo una trivella ad Arquata per fare dei sondaggi, e quella trivella il comune non sapeva neanche che era presente, siamo dovuti andare noi a fare presente che stavano lavorando sul territorio di Arquata, sul territorio pubblico, territorio comunale, e siamo dovuti andare a fare presente che non aveva neanche le autorizzazioni, e quelle autorizzazioni erano anche che vecchie, scadute, e fra l'altro per una superficie inferiore a quella che stavano occupando, e se non era per noi il comune riteneva evidentemente di non di sua competenza controllare se tutto era a posto.
Siamo dovuti andare con il regolamento alla mano del sindaco per metterlo di fronte alle carte che dimostravano che quella cosa non andava bene e che qua ci stavano arrivando un po' da tutti, da tutte le persone che lavorano qua nel comune, indicazioni rassicuranti, cioè andava tutto bene, era corretto così, cosa che evidentemente non è stata, perché quella trivella l'abbiamo fermata noi, quella trivella l'ha fermata poi il sindaco, perché di fronte... Di fronte ai documenti che provavano che non era in regola, non potevano far altro che prenderne atto. Il sindaco poi cos'è che avrà fatto per dare seguito a quella delibera che diceva di utilizzare tutti gli strumenti legali? Evidentemente, quando nel maggio di quest'anno abbiamo fatto presente la questione di Garrone, noi abbiamo sollevato un problema che era abbastanza che ha toccato le corde di COCIV, tant'è che ha risposto Piccati a noi con delle osservazioni fuori luogo, e soprattutto ha chiesto un incontro urgente con il comune per affrontare la questione. Ora, se il comune si lamenta che in tutti questi anni ha fatto presente la cosa a COCI, ai vari tavoli, ma effettivamente poi non ha ottenuto riscontro, e noi con un esposto di 40 cittadini che hanno ritenuto la cosa di una gravità tale far sparire dalle mappe del progetto la presenza dei serbatoi di Garroni, abbiamo avuto come risultato che COCIV chiedesse urgentemente l'incontro col sindaco, vuol dire che probabilmente noi siamo stati in grado di fare qualcosa che lui non ha né pensato né riuscito a fare. E questo rientra di nuovo tra le cose che probabilmente erano di sua competenza, perché noi gli abbiamo chiesto in quel caso di fare un gesto che magari poteva non essere nella plomb istituzionale. L'ha detto lui di utilizzare tutti gli strumenti legali, noi quegli strumenti legali li vorremmo vedere che se quando chiede a un tavolo alle autorità competenti, che siano ARPA o Regione, di fare qualcosa, quel qualcosa venga fatto, e se non lo fanno e non danno seguito, lui è dalla parte della Regione, lui deve allora mettersi dalla parte della Regione tutelando con tutti gli strumenti legali queste cose, quindi si tratta di mettere di mezzo gli avvocati, fare dei ricorsi, arrivare anche al Consiglio di Stato per riconoscere che l'acqua, quell'acqua lì che è un bene irrinunciabile da garantire e preservare per le generazioni future, quell'acqua lì deve essere tutelata e non è possibile accettare un compromesso al ribasso, un compromesso che dia dell'acqua, o non la dia, peggio ancora, di qualità scadente e insufficiente quella che abbiamo. Quindi noi chiediamo delle garanzie, chiediamo al sindaco che queste cose siano di sua competenza e sia lui a rappresentare noi e non noi a rappresentare lui, perché noi rappresentiamo noi stessi e basta. Dovrebbe essere il palazzo dei cittadini dove ottengono risposte e dove chi amministra dovrebbe avere la capacità, il coraggio di confrontarsi con tutti voi. Iniziamo approfittando di queste parole per esprimere, per chi non mi conoscesse, sono consigliere comunale di opposizione di Acqua da Scrivia e rappresento la sinistra acquatese tutta. Volevo esprimere la piena solidarietà a quanto diceva Claudio prima, alle perquisizioni, a quei quattro attivisti del movimento. La cosa mi preoccupa, perché non vorrei che nella testa di qualcheduno, visto che i pericolosi non ci sono, qualcheduno fosse alla ricerca di pericolosi che non esistono, anche perché vedo e sono contento che c'è un mucchio oggi qua all'interno di questo atrio, c'è un mucchio di soggetti pericolosi, no, con capelli bianchi, con tutti i delicati, con tutti i sessi, e questa è una cosa che mi rallegra, perché primo come consigliere, anche come cittadino dell'Arquata, ma poi come consigliere qua comunale, sicuramente non mi sento solo, come non mi sono mai sentito solo, no? Per l'amore di Dio. Però mi fa piacere che davvero siamo qua in tanti a
a porre delle domande, che questo palazzo dovrebbe provare a dare delle risposte, quantomeno a confrontarsi. Il problema è che ci troviamo di fronte a un'amministrazione che ha preferito apparire in momenti nei quali era importante esserci e il scomparire completamente in momenti molto più delicati come sono questi. Sicuramente l'amministrazione che è garante della salute e della sicurezza dei cittadini doveva essere presente là a Radinero nel momento che il cantiere veniva impiantato, per cercare un attimo e per mettere in campo quello che questa amministrazione aveva scritto su quella delibera. Permetta. E poi vi voglio dire un'altra cosa che è importante, perché è importantissimo, è già stato detto prima ed è stato detto in maniera chiara. La popolazione ha deciso di fare e ha fatto. I lavori ci sono stati, hanno iniziato i lavori e le reti sono state abbattute. La popolazione ha deciso di fare e ha fatto. Il sindaco non è presente, il sindaco è assente, bene, saremo presenti noi e attivi, perché il terzo valico non deve passare e lo dimostreremo sempre, in ogni momento. Tortona. Oggi siamo ad Arquata, ma potremmo essere in qualsiasi altro comune, a Tortona, a Genova, ad Alessandria, sarebbe la stessa cosa. Qui si chiedono giustamente risposte al sindaco e alle istituzioni. È giusto, è doveroso, le pretendiamo, le esigiamo. Ha perso un'occasione. Aggiungo qualcosa che diceva qualcuno ieri in conferenza stampa. Chi si nega a confronto con i cittadini o ha qualcosa da nascondere, o ha paura, o non gliene frega niente. Aggiungo io, o tutte e tre. E probabilmente questo è il caso. Detto questo, però, il movimento fa le domande alle istituzioni, ma non delega, che non si illudano di dirci loro quando finisce la lotta o se la lotta può andare avanti o meno. Lo decidiamo noi, decidiamo tutti insieme come abbiamo sempre fatto, a volte scoperto, mettendoci le nostre facce e coscienze condivise. Lo decidiamo noi quando va avanti, come va avanti, decidiamo noi cosa fare e non ci fermano, perché la libertà non si mendica, si conquista. Noi siamo stati contattati da questo palazzo dicendogli che in qualche modo la lotta è finita e che devono vendere. Invece noi lo sappiamo che molti arquatesi non le venderanno quelle terre, perché vendere quelle terre significa essere complici della distruzione del paese in cui viviamo. Non è una questione privata di espropri. Quei cittadini a cui tutti noi siamo stati a fianco quando era il momento. Guardate, abbiamo guadagnato oltre un anno di tempo sulla tabella di marcia dei devastatori per affermare che il terzo valico lo possiamo ancora fermare tutti quanti insieme. Però ancora una volta, quando torneranno quelle letterine verdi, se quelle letterine verdi torneranno e noi saremo nuovamente a bloccare gli espropri in modo pacifico come l'abbiamo fatto sempre, sarebbe bello che ci fossero anche i sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori, gli amministratori a dare delle risposte. Ma come sempre, se loro non ci saranno, ci sarà comunque la gente. E l'abbiamo imparato in questi 2 anni, che la gente quando sa stare insieme, quando sa lottare, forse fa ancora più paura ed è ancora più importante di quello che si riesce a fare dentro le istituzioni. Perché lo dicevo prima e lo voglio ripetere. Questa è la democrazia che fa paura, questa è la democrazia che non deve a nessuno l'impegno. E abbiamo imparato che solamente tutti quanti insieme possiamo fermare il terzo valico e tutti quanti insieme. Che nemmeno 15
Non fa male dirlo, perché non ci abbiamo creduto che ci fosse un'amministrazione comunale diversa in questo paese. E invece oggi purtroppo ne prendiamo atto, neanche più un incontro con i cittadini che protestano. Usciamo da questo palazzo e sappiamo che avremo ancora dei chilometri da fare, avremo ancora lunghe marce da fare tutti quanti insieme. Dovremo tornare a manifestare, dovremo tornare a bloccare gli espropri, ma ne dobbiamo essere certi, perché è possibile solo se noi ci crediamo. Il terzo valico lo fermeremo tutti insieme. Bravo. Un bel applauso alla giunta, al sindaco per questa occasione.